Appena mette anche un'occhiata per lei, mette il caffè, mette tutti i briccioli in testa. Giuseppe, capiamo, ecco, terremoto. Che terremoto? Ha fatto una cannonata, ha suonato la volta, il tetto, sottotetto e la volta dove siamo noi. Finito il mondo. Non si è capito più niente. Allora mio figlio ha guardato verso Tembera, tutto fumo si vedeva. Allora è andato a vedere la casa mia e dice: papà, non c'è più né casa, né niente, non c'è più né chiesa, niente, finito tutto. Io ho sempre lavorato in campagna. Sono contadina diretta, nata, creata e pasciuta. Pure adesso. Raccoglievamo il granturco, facevamo i mucchi alla piazza, ci fronnavamo, lo secchevo, tutto quanto. Abbiamo sposato le due figlie, adesso gli abbiamo dei figli, quattro nipoti e due nipoti, tre nipoti. Ecco la vita. Adesso ringraziamo Dio, ma che stavamo bene, è arrivato l'antimidio, basta. Due minuti, finito tutto. Io da quando che ha fatto il terremoto a casa non l'ho vista più. Prima non parlavo per neanche. Mi si era levata la parola. Io quando ripassavo che andavo a Paganica, non diciamo attraverso il mulino, mi rigiravo Giuseppe e casa Rita. Manca tutto. Manca il paese. Manca tutto. Che pensate che si ricostruirà, come la vedete voi? Tragica. Chi lo sa quanto? Io non me lo ricordo.